Al Palace Hotel di Milano Marittima si è tenuta quest'oggi la prima assemblea generale di Confindustria Romagna, il sodalizio nato dalla fusione di Confindustria Ravenna e Unindustria Rimini. All'assemblea, intitolata Il merito dei padri, sono intervenuti Guido Tolenghi, presidente Confindustria Ravenna, e Paolo Maggioli, presidente Unindustria Rimini, nominato presidente anche di Confindustria Ravenna, il presidente di Confindustria Nazionale Vincenzo Boccia e il presidente dell'ABI Antonio Patuelli. Oggi inauguriamo Confindustria Romagna, è un percorso che è durato due anni di lavoro molto intensi, ma direi che il risultato che oggi ci prepariamo a festeggiare è un risultato importante e l'obiettivo principale di questa Confindustria Romagna naturalmente è quello di dare una rappresentanza alle nostre aziende che, ripeto, unendo queste due Confindustrie sono quasi 1000 per 35.000 occupati. E di dare una rappresentanza sempre più forte e sempre più convinta dell'importanza di questo nostro territorio. Naturalmente per arrivare alla fase finale ci manca Forlì Cesena, stiamo lavorando perché questo raggiungimento avvenga il prima possibile e credo questo potrà avvenire appunto molto presto, ma siamo naturalmente molto contenti e partiamo per un nuovo percorso che riteniamo importante. Il merito dei padri è il titolo scelto per questa importantissima mattinata per il futuro di Confindustria Romagna. Perché questo titolo? Perché nel creare Confindustria Romagna, che è un obiettivo che ci riempie di soddisfazione e di orgoglio, pur sperando di poterla ampliare molto presto anche agli amici di Forlì e Cesena, abbiamo pensato che questo è il termine di un lavoro di tanti presidenti, direttori e imprenditori prima di noi, che noi cogliamo, abbiamo la fortuna di cogliere un risultato che è frutto della fatica di chi è venuto prima di noi. Da questo vogliamo fare una considerazione più ampia, che tutto quello che abbiamo e di cui qualche volta ci lamentiamo perché sempre si può migliorare, è comunque il frutto della fatica, dei sacrifici, degli errori di chi è venuto prima di noi e che riconoscerlo è utile non solo per le persone ma anche per le imprese. Senta, rispetto a Confindustria Romagna l'obiettivo principale quale dovrà essere? Dare migliore servizio agli associati, essere più incisivi nel rapporto con le istituzioni, lavorare sempre per il nostro territorio, soprattutto sui temi delle infrastrutture, della legalità, del funzionamento dell'attività economica, ma anche con attenzione a tutti gli altri temi del territorio, e essendo una struttura più grande credo che avremo più risorse per lavorare bene, fare buone proposte e anche confrontarci a livello nazionale meglio. Io oggi appunto Confindustria Romagna nasce ufficialmente, un suo commento. È l'idea che abbiamo del paese, essere ceto responsabile significa essere e fare sistema. L'idea e l'esempio che dà la Confindustria Rimini e Ravenna va esattamente in questa direzione. Due territori complementari che si uniscono in una unica identità di visione comune per l'interesse di una politica economica forte che parta dai territori, arrivi a livello nazionale e sottolinea l'importanza della cultura d'impresa all'interno di questo paese. Un esempio a livello nazionale che dobbiamo seguire anche nello stile che i due presidenti hanno realizzato e che realizzeranno oggi nei messaggi che daranno. Per me è un orgoglio essere qui, siamo particolarmente felici di legittimare, diciamo, questa fusione, essere vicini ai due presidenti. I migliori auguri di buon lavoro all'organizzazione locale delle associazioni di categoria. È un fatto di articolazione che chiaramente ne valorizza l'originalità e la natura. È chiaro che la spinta deve essere ed è, e io l'ho constato essere e l'apprezzo, per la ripresa, per favorire una più accentuata e rapida ripresa. Quindi organizzazioni associative di supporto alle imprese, in questo caso industriali, più sinergiche, è un ulteriore contributo per una ripresa più veloce e più accentuata.